questo? È un baule. È molto grande e spazioso. Di chi sarà mai? Guardate qui, c'è scritto Alice Zeppilli. Allora è suo. Questo baule è mio. Io sono Alice Zeppilli e ora vi racconto della mia vita. Sono nata il 28 agosto del 1885 a Mentone, in Francia. Mio padre si chiamava Nicola Zeppilli, era italiano, di Fermo. Mia madre, Giuseppina Bonfiglio, era francese, di Mentone. Nella mia famiglia la musica non mancava. Infatti, mio padre era direttore dell'orchestra dell'Hotel Metropole di Monte Carlo. Mia zia Giuseppina era una bravissima mezzosoprano. Nacque quindi con la passione del canto e seguì la sua strada, studiando in Italia con bravi maestri e diventando soprano. Calcai le scene di più importanti teatri del mondo: Venezia, Bucarest, Atene, Londra, Parigi, Buenos Aires. E in Egitto fui una star. Andai quindi a New York e a Chicago. Non ero molto alta, ma ero molto bella ed elegante, almeno era quello che mi dicevano. Ho iniziato la mia carriera quando avevo solo 17 anni e l'ho conclusa a 40 anni. Ho sposato un uomo di piede, Giuseppe Alberghini, primo violoncello dell'orchestra di Chicago e Filadelfia. Ci siamo conosciuti in una crociera lungo il fiume Nilo, quando io caddi in acqua e lui si buttò per salvarmi. Fu amore a prima vista. Ci sposammo dopo molti anni di convivenza e sfortunatamente non potemmo avere figli. Possedevamo due ville, una a Monte Carlo e una a Pieve, dove trascorrevamo le estati, e un appartamento a New York, dove trascorrevamo gli inverni, perché lì io insegnavo canto e mio marito violoncello. Il posto che preferivo, però, era la bella villa di Pieve, situata in via Provinciale 12, che oggi appartiene alla mia fedele governante Giuseppina. Ho avuto una carriera piena di successi e soddisfazioni, ma per arrivarci ho studiato molto e mi sono perfezionata nel tempo, imponendomi una rigida disciplina. All'inizio ho accettato anche di sostituire, all'ultimo momento, cantanti già famose, ma me la sono sempre cavata benissimo. Alla fine i giornali americani parlavano solo di me. Purtroppo scoppiò la prima guerra mondiale e all'apice della mia carriera lasciai tutto per seguire mio marito Giuseppe, che era stato chiamato alle armi. In quel periodo comunque diventai molto amica di Gabriele D'Annunzio, che mi ha anche corteggiato, ma fidatevi, tra di noi non è accaduto nulla. Ci siamo conosciuti grazie a mio marito, che era suo luogotenente, il cui talento fu riconosciuto dal poeta che lo definiva Divino Alberghini, e si esibì molte volte per le truppe con un assemblée di archi. Ho ricevuto tanti inviti a cantare per lui, ma è stato solo un incontro artistico, la sua poesia e la mia musica per dimenticare che fuori c'era la guerra. Per lui io ero il suo cherubino, il suo angelo. Gabriele è sempre stato esagerato e superstizioso. Mio marito era al fronte e alla fine del 1915 accettai di cantare in Francia, riscuotendo ovunque un gran successo. Mi esibì spesso anche per la Croce Rossa. In fondo ero ancora giovane e la mia carriera non poteva finire per una stupida guerra. E che trionfo la mia esibizione all'Opera di Parigi. Stava per finire anche il 1917 e io dovevo tornare in America. Avevo firmato un contratto, ma era troppo pericoloso attraversare l'oceano. Così rimasi in Europa, dove continuai ad esibirmi in vari ruoli, indossando i miei eleganti abiti di scena. Nel 1920, finalmente, tornai con mio marito in America, a New York, e aprì una scuola di canto. Mi esibì ancora in qualche opera, ma ormai mi dedicavo ad insegnare alle mie giovani allieve americane, che divennero stelle di Broadway e Hollywood. Poi mio marito morì, all'improvviso, nel 1954. Mi volevo stabilire per sempre in America, ma nel 1963, alla morte di Kennedy, tornai a Pieve, in compagnia di mio fratello Pierre e dei miei fedeli amici allievi, fino al 1969, anno in cui morì.
sono sepolta nel mio amato paese di Pieve di Cento. I miei amati concittadini pievesi mi hanno dedicato al teatro. Adriano Orlandini ha scritto un libro su di me. I ragazzi della scuola media di Pieve hanno studiato le mie carte, conservate nell'archivio comunale di Pieve di Cento, così tutti conoscono la mia storia.